Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra. Sono venuto a portare non pace, ma spada. Sono infatti venuto a separare l'uomo da suo padre, e la figlia da sua madre, e la nuora da sua suocera, e nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Quando Gesù ebbe terminato di dare queste istruzioni ai suoi 12 discepoli, partì di là per insegnare e predicare nelle loro città. Parola del Signore. Gesù oggi ci ricorda chi è il discepolo, chi è la discepola. Discepolo è chi lo ama più di tutto e più di tutti, chi gli rende testimonianza, chi sa prendere la propria croce e donare la propria vita, chi lo riconosce nei piccoli e lo accoglie. La parola di oggi ci sorprende, specie in questo tempo in cui le parole della guerra sembrano prevalere. Come, Signore, non sei venuto a portare la pace? Tu, che sei il principe della pace, sei venuto a separare e non a unire. La spada di cui parli è quella a doppio taglio della parola di Dio. Ci chiedi di essere fedeli alla parola e ricordi ai discepoli di ieri e di oggi che i costruttori di pace, chi vuole il bene, chi affronta i conflitti, si scontra con la violenza, fuori e dentro di sé. La pace che ci doni è quella dell'agnello in mezzo ai lupi, che affronta il conflitto ma è oggetto della violenza, come te, Signore, agnello immolato sul legno della croce. Discepolo degno di te è chi ti ama più del padre e della madre, più del figlio o della figlia. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua vita, con tutta la tua forza, con tutta la tua intelligenza. Dio è amato per primo. Gesù è il Signore e va amato per primo. E questo ci rende liberi. È il principio della libertà per ciascuno di noi. Tutti siamo chiamati ad amare Dio in modo assoluto, prima di tutti, più di tutti e di tutto. Tutti, laici e laiche, consacrate e consacrati, sacerdoti, vescovi, tutti. Questo ci rende uguali e liberi, liberi di amare Dio e amare i fratelli e le sorelle in Lui, l'unico amore assoluto.